Questa mattina ho avuto notizia di un altro incendio relativo a un bus di Chima Mobilità Amat di Taranto che ha preso fuoco in via Pisa. È una situazione assurda. Dico un altro perché stiamo parlando di una serie di incendi che in un arco di tempo ravvicinato si sono verificati. Una situazione incredibile, assurda, pazzesca, vergognosa. E allora io da consigliere comunale pretendo risposte precise innanzitutto da lei, ingegner Marianna Ettore, che è il responsabile del servizio di manutenzione dei bus, dei mezzi dell'AMAT. Mi deve spiegare in che modo viene svolta la manutenzione, quali sono le modalità, i criteri, visto che si verificano questi episodi. C'erano anche persone a bordo, ingegnere Torre, immagini se le persone avessero riportato danni fisici, ma ci rendiamo conto? Ripeto, vi ho documentato più volte in un arco di tempo ristretto più incidenti, più bus che hanno preso fuoco e poi l'amministrazione comunale si sciacqua la bocca con le BRT, perché è facile raccontare, parlare, fantasticare. Questa è l'amministrazione della fantasia. Le BRT, le grandi sogni e poi ci si perde in un bicchiere d'acqua con i bus che prendono fuoco. Rifletti, Melucci, smettila di raccontare stronzate politiche. Nulla di personale, ma parlo di stronzate politiche. Bene, andiamo avanti. E allora, cara ingegner Ettore, mi deve rispondere. Io manderò una PEC e lei mi deve rispondere per iscritto sulle modalità in cui avvengono le manutenzioni, ma io chiederò anche un incontro a lei, direttamente. Nulla di personale, ingegnere. Massimo rispetto per lei. Ma lei è responsabile e ci dovrà dare delle spiegazioni. Le deve dare ai cittadini di Taranto e le deve dare a me in qualità di consigliere comunale. E invito anche il CDA di Chima Mobilità Amat, il presidente appunto di Chima Mobilità Amat, ad avere delle risposte precise, a indagare, a investigare su questi incendi che si verificano, perché si verifichino, come si verifichino. È incredibile. Allora, Presidente, Presidente D'Ambrosio, mi faccia questa cortesia. Chiami l'ingegnere Torre e dica, ingegnere, proprio le dico quello che deve dire, perché forse non lo so, evidentemente c'è un difetto di comunicazione tra di voi. Chieda di preciso le modalità, i tempi, i tipi di interventi manutentivi che si fanno o non si fanno, non lo so. Certo è che davanti a queste situazioni c'è da stare con gli occhi aperti, apertissimi. Ripeto, immaginate se si fosse verificata una tragedia. Nei paesi del terzo mondo avvengono i roghi dei bus. Non voglio pensare che Taranto sia una città del terzo mondo. Ma lo penso vedendo quello che accade purtroppo e lo pensano anche i cittadini.